Aveva 80 anni Damiano Vignoli, martedì sera alle 18.30 è stato investito in via del Mezzetta nel quartiere di Coverciano a Firenze. Lo ha colpito un anziano di 90 anni che, secondo le ricostruzioni, viaggiava a velocità sostenuta a bordo della sua Audi. Forse per il buio, forse per il fatto che Vignoli si è avvicinato alla carreggiata per attraversare la strada, lo ha impattato facendogli fare un volo fatale per diversi metri. L'autista adesso è indagato per omicidio stradale. L'incidente si è verificato davanti allo studentato di via del Mezzetta, fuori dalle strisce pedonali. È successo tutto in pochi secondi. Camminavamo sul marciapiede, mio padre voleva attraversare la strada. È stata una tragedia, racconta la figlia alla Nazione. Il tragico incidente si è verificato davanti ai suoi occhi e a quelli della madre. Vignoli, con la famiglia, era da poco uscito dalle poste e stava rientrando a casa nella vicina via della Torricella. L'anziano aveva difficoltà a camminare, si aiutava con un bastone. Una volta in strada, non è riuscito a evitare l'impatto con la vettura, che, come spesso accade in questa strada lunga, dritta e senza autovelox, procedeva veloce. Immediato l'intervento di Polizia Municipale e del 118, ma per Vignoli non c'è stato niente da fare.